turbolenza. Fira, fira. Ciao Carmine. Oh, ciao Crusty. Buongiorno a tutti. Ciao Crusty. Crusty, scusa la domanda, come mai sei nudo? Ah, ma perché sto intraprendendo un percorso spirituale di ascesi, abbandonare tutto per vivere vicino a Madre Terra. Basta con questi falsi pudori e queste convenzioni sociali opprimenti. Io sono luce e aria. Sì, gas e telefono. Senti Enel, te lo chiedo ancora, perché sei nudo? Pollo, ieri sera sono andato a un concerto, mi sono conciato che non ti dico. Poi sono andato a dormire da certe persone che manco conoscevo. Mi sono svegliato stamattina così, che facevo? Gli fregavo le tende per coprirmi? Vabbè, ok, passare da un negozio ad esempio. Non c'avevo neanche il portafoglio! E poi, tutto sommato, è una sensazione di libertà totale. Cioè, mi sento come l'uomo di Leonardo. Non è sempre più l'uomo di Neanderthal, eh? Comunque complimenti, ci vuole proprio un coraggio da leone mostrare le proprie pudende. Anzi... d'elefante, direi. Cioè, c'è proprio un coraggio così. Sì, ma ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Se scende qualcuno, cosa gli diciamo, eh? Che sta posando per un affresco! Quante storie per un po' di pelle e qualche pelo. Sto cercando di vivere vicino a Madre Natura. Sì, io per vivere vicino a Madre Natura mangio una barretta di sorgo. Non vado in giro conciata come un verme. Ciao, Carmine. Ciao, Silvietta. Che c'è di bello? Misericordia! No, vabbè. Aspetta, aspetta. Alla faccia! Sì, beh, quella non è la faccia. Anche se i capelli un po' lo ricordano. Non ti sembra di esagerare? Tutti uguali voi uomini, eh? Quando una donna subisce un sopruso, è lei che esagera. Sopruso? Che sopruso avresti subito? Io ho subito un oltraggio alla nudità. E in pubblica piazza. Ma quello lo denuncio per atti osceni in luogo pubblico. La radio è luogo privato. Vabbè, lo denuncio per oltraggio al sudore. Senso oltraggio al pudore. Vabbè, quella roba lì. Comunque gliela faccio passare io la voglia di andare in giro vestito da nudo. Senti, secondo me la stai facendo più grosso di quello che è. Il problema, intendo. Anche l'altro è grosso. Pippi, sembra acqua sporca sto tè. Ma quella è acqua sporca, Roby. La uso per sciacquarci i cucchiaini tra un piano e l'altro. Il tè, quello nell'altra tazza. È schifo! Ma sì, che te frega, così ci fai gli anticorpi. Tanto anche il tuo tè, la rosa canina, lo faccio con le bustine scadute. Capirai, sei l'unica che lo beve. L'ho comprato ancora in lire. Comunque, Pollo, devi dirgli qualcosa, Crusty, perché non è normale venire nudi sul posto di lavoro. D'accordo, non è normale, ma non capisco cosa ti spaventa della nudità. Spaventa? Ma secondo te io sono una tipa che si spaventa davanti a un uomo nudo? È appena successo. Polloni, io sono quella che è andata al cinema a vedere Braveheart in prima fila per allungare il collo e sbirciare sotto la gonnella di Mel Gibson. Due volte, ok? Questa è una questione di educazione. Hm? Questo non è il pianeta delle scimmie, chiaro? Questo non si fa perché è un tabù ed è colpa di tabù come questi se il mondo non evolve. Tabù, tabù, tabù. No, è una questione di pudore. Il pudore e la moralità ne hanno uccisi più della peste, cara. Beh, anche il colesterolo. E con questo? Intendo dire che se nessun pioniere si fosse spinto oltre i limiti della morale, oggi il mondo sarebbe distrutto dalla censura. Senza Gola Profonda non ci sarebbe stato Debbie Sifadallas e senza Debbie Sifadallas non ci sarebbe stato Jurassic Park. Mi segui? Vedi che sei un porco? Parli solo di porno, pervertito. Se vedesse la cronologia del tuo computer, si imbarazzerebbe anche Rocco Siffredi. Ho capito, è il tabù del sesso. Io un tabù del sesso, ma figurati. Guarda che almeno 3 dei miei rapporti sessuali sono diventati patrimonio dell'UNESCO. Sarà, per me è più ragnatele della fidanzata di Spider-Man. Ha parlato Mister Risolto. Sentiamo un po', con quante donne ti sei accoppiato sto mese? 200. Oh. E tutte in alta risoluzione. Le porto sempre con me.
Lo vedi? Ti nascondi dietro all'ironia, ma la verità è che hai paura di parlarne. Dimmi, forse questo non è un tabù? No, di certo. No. È solo che, non so, probabilmente non mi sono ancora innamorato. Non c'è altro da dire. Vedi, non riesci neanche ad innamorarti. Sei talmente deviato che non riesci neanche a cogliere le sfumature, le sottigliezze, le virgole dell'amore. E ti fa paura. Il tuo tabù è l'amore. Perché tu sapresti cos'è l'amore? Ma certo! L'amore è un apostrofo rosa tra parole. L'amore. No, guarda che tu hai troppa fretta di mangiare i cioccolatini e non leggi bene le frasi. Poi sei l'ultima che può parlare. Tu hai occhi solo per Fede. Sei monomaniaca. Anzi, di più, sei stereomaniaca. Sei maniaca in Dolby Surround. Mi dispiace per te, ma di Federico non me ne frega più niente da un bel po' anche. Ah, bene, bene. Ciao, Fede! Simpatico. Il sesso è Federico Russo e i tabù sono già due. Dov'è andato? Ma chi? Ho svergognato. L'ultima volta che hai fatto sesso con una donna. Intendi senza averla gonfiata prima? La dico seriamente. Mi appello al quinto emendamento. La facoltà di non rispondere. Ho capito, i tuoi due tabù sono l'amore e il sesso. Aspetta, vuoi che tiri fuori le foto di faccia libro? Quelle di tele medie? Provaci e renderò la tua vita in questa radio un tale inferno che Satana verrà a farci un corso di aggiornamento. Ok, il sesso, Federico Russo e l'adolescenza. Tre tabù a due per Pollo. Vai Pollo. Nel tuo primo bacio. Preferisco la morte. Tabù, tre pari. La tua prima volta? Guarda, non te lo direi neanche se fossi l'ultimo uomo sulla terra. Io sono già l'ultimo uomo sulla terra. Controlla la classifica. Guarda. Parliamo di quella volta che hai bevuto tanto alla festa di Natale. E va bene, parliamone. Chi se ne frega? Anzi no, meglio evitare. Segna tabù. Che mi dici di autoerotismo? Tabuissimo! Vedi, a quanto siamo? Casti! Perché sei vestito da Carmine? Ma che ne so che è successo? A un certo punto era strano, mi guardava, mi fissava e mi fa: basta, lascio tutto, mi spoglio dei miei beni! Poi è corso fuori e ha iniziato a gridare: ho visto la luce! Ho visto la luce! Muah. Che fate voi? Niente, un giochino. Vabbè, ci vediamo dopo, eh? Robby, senti, la lista è infinita. Facciamo così, una promessa a noi stessi. Da oggi basta argomenti tabù, basta segreti, imbarazzi, facciamo tutto alla luce del sole, come Crusty, è più facile. È vero, è vero. Sai, Polloni, questa chiacchierata è stata molto utile. Dobbiamo imparare a vivere più serenamente, senza paure. Hai ragione tu. Giusto. Allora siamo d'accordo, eh? Da oggi basta tabù. D'accordissimo. Questi discorsi non ci sono mai stati, tu non sai niente di me, questi fogli non sono mai stati scritti e si autodistruggeranno fra 5 secondi, ok? Ovvio. E viceversa. Thank you.